Come sta andando questa stagione? Cosa vuol dire per te iniziare una partita da titolare? La stagione non è andata bene, è un disastro, a dire la verità. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Una tristezza, però cerchiamo di salvare quello che si può salvarci nelle ultime 5 partite, questo è l'orgoglio. Purtroppo abbiamo giocato bene a Miami qualche giorno fa. Oggi un'altra partita da titolare, abbiamo giocato molto male. Boston è venuto qua con una preparazione straordinaria, non ci hanno lasciato fare le nostre cose. Il risultato è una vergogna. Il Madison Square Garden è un po' il tempio del basket. Cosa si prova? Provi ancora grandi emozioni a giocare qui? Sì, io adoro giocare qua, è un orgoglio rappresentare questa città, questa organizzazione. Purtroppo non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però ogni volta quando sono in campo voglio lasciare il mio cuore tutto lì. Vuoi fare un paragone tra i tifosi qui e i tifosi in Italia? Che differenza c'è? In Italia io sono stato da giovane, quindi ho fatto i primi passi lì, è la mia seconda casa, sono nel mio cuore per sempre, come la famiglia. Sappiamo che quando gli italiani vanno pazzi è una bellezza da vedere, specialmente durante le partite, quando sono il derby e le cose varie. Ma anche qua è una città di basket, questa gente ha bisogno di un bel basket. Vogliono vedere un bel basket, quindi tocca a noi nei prossimi anni di fare questo per loro. Un consiglio per i giovani che sognano di arrivare un giorno nella NBA? Mai smettere di sognare, non posso dire quante volte mi hanno detto che non sarò dove sono adesso, non potevo fare certe cose, però se avete teste dure e se avete un sostegno della famiglia, della gente che vi vuole bene, allora continuate a sognare e si può andare lontano.